Come tanti cittadini. Allora, i tempi lunghi valgono per tutti e valgono anche, che sono una cosa di una vergogna assoluta, soprattutto in campo penalistico, perché qui abbiamo a che fare con un diritto penale, una giustizia penale che manda insoluti il 72% dei provvedimenti, i procedimenti, il che significa dei procedimenti esaminati, sì, non di quelli archiviati. Esattamente, fin dall'inizio. In anticipo. Quindi siamo veramente. No, ma il numero è semplicissimo, è una cosa incredibile. 14.000 giudici riescono a risolvere di media 19 processi l'anno. Esattamente. Cioè significa 14.000, 28.000, no, 280.000 procedimenti su 3 milioni e mezzo all'anno circa, quindi circa 1 su 100, anzi meno di 1 su 100. Allora, le banche pretendono che i procedimenti che loro fanno nei confronti... Quindi non il 75%, ma l'1%, meno dell'1% delle denunce vanno in un procedimento che poi produce una sentenza. Esattamente, allora, nei confronti dei loro... Una banda di delinquenti allo stato puro, incapaci, incompetenti, ignavi, sfaticati, senza nessuna intenzionale volontà di fare con onore il loro lavoro. Dicevo un avvocato l'altro giorno che mentre questi magistrati si possono presentare tranquillamente sbracati, maglietta ai processi, loro devono stare con loro se ne hanno male, se l'avvocato non è in non giacca indossa, è già sì. E già questo la dice lunga sulla mentalità di queste persone. Ma l'altra cosa che volevo dire, le banche pretendono lo snellimento dei processi nei confronti dei loro ingenui clienti morosi, ma siccome in questi casi le banche vengono sempre soccombenti perché hanno praticato delle forme usuraie e quindi devono essere penalizzate e hanno praticato anche gli interessi sugli interessi che non potevano fare, è giusto che questi procedimenti siano lunghi, perché ci devono essere i conteggi, devono essere coinvolti i periti e tutto il resto, laddove invece un processo penale potrebbe svolgersi anche nel giro di una mezz'oretta. Noi vediamo in televisione tutto il casino che stanno facendo nei processi penali di grande attrazione. Stiamo facendo un video, richiama Salvatore. Di grande attrazione. Fra un paio d'ore, ciao. Ciao. Di grande attrazione, mediatica, dove se va bene la condanna in primo grado, avverrà sì e no nel giro di una quindicina d'anni. Pronto? Sì. Ah, ok, va bene. Ciao. Oh, qui abbiamo lo strano caso. Allora, quando diciamo che in Italia tutto è fatto per favorire gli intermediari, e questo è un altro caso. Ci sono dei pensionati che hanno tutto il diritto di avere la pensione, stando all'estero, soprattutto in Argentina. Ma che diritto hanno i patronati a dare a pigliare le percentuali su queste pratiche? Allora, che cosa succede? Lo diciamo per l'ennesima volta. Il funzionario crea dei problemi a ciò che il cittadino si rivolga al patronato. È chiaro? E il patronato lucra sulla pratica. Ma questo lucro non lo fa sul cittadino, perché il cittadino li sputerebbe negli occhi a questi funzionari. I soldi si li fa dare dall'INPS, quindi è tutto un giro, cari amici. Ve lo diciamo perché vale la pena di dirle queste cose. Ci sarebbe poi un ultimo articolo qui di Panorama, che penso che sia qui, perché è veramente una cosa schifosa. È veramente una cosa vergognosa e riguarda
la condanna, la strana condanna, ecco, questo è troppo bello, è una fotografia che vi facciamo vedere perché dice, e giustamente i commenti dice, c'è poco da ridere. Pagliacci, volevo far vedere questa ulteriore pagliacciata, che è quella del capitano coraggioso. Eccolo qua, il capitano coraggioso. Sì, che scrive il libro di grande successo. È naturale. Non ho potuto salvare perché stava scorreggiando. Preso da panico e da diarrea sono stato costretto a correre nei cessi. Tra un cesso e l'altro. No, ma bello che l'hanno la definizione bella, qui. La copertina della Verità Sommerse, Graus Editore, 600 pagine nelle quali i due autori sostengono una tesi contraria, quella che ha portato alla condanna dell'ex comandante della Concordia. Ora, questo comandante della Concordia è stato eretto a simbolo del coraggio della vigliaccheria italiana, il vero simbolo della vigliaccheria, del pressapochismo. Si è proprio cagato sotto, sì. Si è cagato sotto, esatto, virtualmente e realmente. E realmente. Dopodiché, cari amici, con un olezzo di merda, noi vi salutiamo. Ciao a tutti, alla prossima.